torna per l'8º anno ad Ancona Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. La manifestazione che porta nelle piazze centrali delle città italiane ricercatori e personaggi dello spettacolo al fianco di studenti e giovani appassionati. Le sfide sociali legate al raggiungimento dei goal per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030-2050 delle Nazioni Unite sono stati il filo conduttore dell'evento che si è snodato tra Piazza Roma e Piazza del Plebiscito, con eventi trasmessi anche online. 300 le città coinvolte in tutta Europa e 16 in Italia, fra le quali Ancona, Camerino e Macerata, nell'ambito dell'evento aperto alle città che punta ad accendere i riflettori sull'importanza della ricerca nella salute, dell'ambiente, nell'economia e nella vita di tutti i giorni. L'industria marchigiana è un'industria che è caratterizzata da piccole imprese, da piccole e medie imprese, che ha bisogno di innovazione e noi stiamo cercando di accompagnare questo percorso. Percorso che non è sempre facile, perché la connessione tra quello che sono i ricercatori e quello che sono i bisogni dell'industria non sempre si incontrano a metà strada e riescono quindi a diventare efficaci nel riversare know-how sull'industria. Ma questo è uno dei temi centrali, quello appunto della diffusione, del trasferimento della tecnologia che stiamo cercando di vincere anche con eventi come questi, eventi nei quali raccontiamo ai cittadini, anche alle aziende locali, in modo divulgativo tutto quello che facciamo nei nostri laboratori e cerchiamo anche di spiegarne l'utilità. Sono stati più di 100 i ricercatori provenienti dall'Università Politecnica delle Marche che hanno partecipato all'iniziativa e che sono stati impegnati in 65 eventi. Quest'anno Sharper, la notte dei ricercatori, punta sulla sostenibilità. Spiegateci il vostro progetto. L'obiettivo del progetto è aumentare la durata della batteria e trovare un modo in cui riutilizzare questa stessa quando non è più utilizzabile per l'applicazione prima, quindi un uso secondo, una seconda vita. Una seconda vita che ancora di più mira la sostenibilità è quello di prendere la batteria stessa che non è più in grado di sostenere una mobilità elettrica ed andarla ad utilizzare ad esempio nei sistemi di accumulo residenziali. In questo modo, con la commissione all'interno anche di un sistema di energie rinnovabili, riesce effettivamente ad ottenere quella che è un'elevata sostenibilità e un'elevata efficienza del sistema. Noi abbiamo condotto un progetto di screening per la celiachia, che è una malattia autoimmune che colpisce prevalentemente i bambini, e questo progetto lo abbiamo effettuato nelle scuole elementari di tutta la provincia di Ancona e abbiamo dimostrato una frequenza di malattia celiaca elevatissima, pari a circa l'1,6%, con il 70% dei bambini che era completamente asintomatico, quindi non sapeva di avere la malattia, e quindi è un progetto molto importante perché ci consente di andare a scoprire la parte sommersa dell'iceberg che è appunto la malattia celiaca. La comunità, le persone, i cittadini, ecco, come percepiscono il ruolo della ricerca? Il fatto che spesso siamo identificati come un costo e non come un investimento ci fa comprendere che questa percezione in certi casi è limitata. E una delle problematiche è proprio nella comunicazione, cioè nel non far capire quanto la ricerca sia invece importante per il benessere della comunità. Ospite della serata in Piazza del Plebiscito, Massimo Polidoro, giornalista e scrittore fra i massimi esperti a livello internazionale nel campo dei misteri e dei fenomeni insoliti, fondatore insieme a Piero Angela, Umberto Eco e Margherita Hack del CICAP. Polidoro, in un dialogo con il rettore Gregori, ha parlato di come comunicare efficacemente la ricerca per conoscere e difendersi dalle bufale, un tema più che mai attuale con l'avvento della pandemia. Allora partiamo dal primo tema, cioè questo della comunicazione della ricerca scientifica. Quanto è importante e quali errori non bisogna commettere?